visto le immagini, ma neanche noi sapevamo, non abbiamo ancora realizzato cosa abbiamo fatto. È stato incredibile rivederlo qua insieme a tutti voi. E niente, questa medaglia d'oro pesa tanto e sono contenta di condividerla insieme a Chiara. Ci siamo supportate e sopportate tanto in quest'ultimo periodo, quindi veramente incredibile. Abbiamo rivisto le immagini adesso perché davvero non mi ricordavo quasi niente della gara. È stata una gara dura, ci siamo un po' persi a metà gara, però poi quando Vittorio ha attaccato ha fatto l'attacco giusto nel momento giusto e ci ha portato a essere qui con la medaglia d'oro al collo, quindi grazie. Il momento di non star male come lui dopo che ha vinto l'oro 3 anni fa, però sì, condividere con lui e con tutta la mia famiglia e tutte le ragazze questa vittoria è una cosa di un qualcosa di indescrivibile davvero. Senti, il tuo nome è una garanzia, Vittoria. Sì, a quanto pare i miei ci avevano visto lungo 23 anni fa, no dai, veramente sono senza parole. Sinceramente noi siamo sorpresi, ma voi ci credevate, no? Ma allora ci si spera sempre. E siamo andate su, io volevo divertirmi e non sapevamo che tipo di gara volevamo fare. Abbiamo detto stiamo fuori dai casini, stiamo davanti, e invece no, a metà gara eravamo sempre indietro, quindi esatto. Abbiamo fatto tutto il contrario di tutto, però abbiamo avuto ragione noi. Sì, penso che da vedere anche insomma chi non segue spesso il ciclismo sia un po' caotica, però bella, emozionante, è una specialità un po' pazza, quindi ci si addice bene. Sei pazza? Tantissimo, io e lei, guarda, siamo il giorno e la notte, Diavolo e l'Angelo che davvero ci supportiamo, ci conosciamo da quando eravamo piccoli, quindi oltre ad essere qui adesso siamo davvero amiche, condividiamo tutto, abbiamo condiviso quest'anno intenso e davvero non potevo chiedere una persona migliore per condividere anche questa medaglia.